Un caro carissimo saluto a tutte e a tutti, amiche e amici di AostaOggi.it. È la tardissima sera del 27 ottobre del 1962 quando le telescriventi dell'ANSA batterono la notizia 295. Era quella riguardante l'incidente dell'aereo sul quale viaggiava il presidente dell'ENI Enrico Mattei, caduto a Bascapè in provincia di Pavia, nei pressi di Melegnano. Era un sabato sera. Pioveva, c'erano folate di nebbia. La RAI trasmise l'annuncio nel telegiornale della notte. Sono passati 61 anni e l'immagine di quest'uomo per tanti aspetti straordinari appare così lontana e sfocata. Due generazioni su tre di italiani purtroppo non conoscono minimamente Enrico Mattei. Eppure è stato uno dei grandi protagonisti del dopoguerra, uno tra coloro che più hanno contato per il nostro paese. Dissero gli storici che l'Italia del costume è cominciata proprio con lui, ma anche la corruzione di Stato. Giorgio La Pira lo considerava la figura più eminente anche in senso politico, altri lo collocavano subito dopo Alcide De Gasperi. Il New York Times, per esempio, che non era certo dalla sua parte, lo descriveva ambizioso e spietato, tuttavia un personaggio carico di un fascino irresistibile. Cominciò come fattorino, non ancora ventenne, dirigeva già una conceria con 150 operai. Alla liberazione comandava 100.000 uomini, entrò a Milano sfilando in mezzo a Mario Argenton, Giovan Battista Stucchi, Ferruccio Parri, Raffaele Cadorna e Luigi Longo. Durante una lunga intervista ad Enzo Biagi spiegò la sua filosofia. Una volta mi piaceva la caccia, poi invecchiando si diventa meno crudeli. Non posso pensare di sparare a un animale. Tornai a casa una sera, ero sfinito con i miei due cani che mi avevano accompagnato. Preparai per loro una grande zuppa che sarebbe bastata per 12 cani. In un angolo c'era un gattino striminzito, di quei gattini che si trovano nelle cascine, che mangiano quando possono. Il gattino si avvicinò al mastello, ma uno dei miei due bracchi con una zampata gli spaccò la spina dorsale. Non me ne sono mai dimenticato. Lo strano cane nero a sei zampe, simbolo dell'ente idrocarburi, fu inventato per lui dall'immenso Leo Longanesi e molto probabilmente fu ispirato proprio da questo aneddoto di Mattei. Cercò di essere ammesso al consorzio petrolifero dell'Iran e gli bastava ottenere il 3-4%, ma americani, francesi, inglesi e olandesi dissero di no. Allora cercò altre alleanze anche con i più poveri. Indro Montanelli, che l'attaccava senza esitazione e sudditanza, scrisse di lui: credeva in quello che faceva, era convinto di essere al mondo per qualcosa e di doverla fare questa cosa. Capitano d'industria spietato e corruttore, ma dal punto di vista personale di un'onestà senza uguali, scriveva questo Montanelli. Raccontò un suo collaboratore che il gioco di Enrico Mattei era molto difficile, rischiosissimo. Mattei conduceva una partita a poker con delle scartine. Qualcuno lo considerava un prepotente. A questa accusa lui rispondeva giustificandosi: a me piace la battaglia. Era un cattolico che si faceva la comunione, amato dalle donne, ricambiava questo amore. I soldi per lui non esistevano, percepiva lo stesso stipendio del funzionario più pagato e non aveva molti bisogni. La pesca era il suo unico svago, quello preferito. Per raggiungere i suoi scopi non guardava troppo per il sottile, finanziava un po' tutti, quotidiani, riviste e movimenti. Nominava ministri suoi, i quali facevano la sua politica, che non andava ovviamente a genio né a Sturzo né a Don Sturzo né a Ernesto Rossi. Degli imprenditori italiani che operavano nel settore privato stimava solo Vittorio Valletta, il più bravo di tutti, diceva. Tra i suoi beneficati figuravano anche gli ex fascisti. Al riguardo disse dei partiti: mi servo di loro come di un taxi, salgo, faccio la corsa, guardo il tassametro, pago, scendo. Pur non essendo una persona integra, non lo indisponeva alla corruzione. Nell'intrigo pensava a un matrimonio tra lo Scià di Persia e Maria Gabriella di Savoia. Operò per la rielezione di Giovanni Gronchi, un'annotazione questa che si legge nel diario della sua guardia del corpo Pacchetti.
In ogni sua impresa dimostrò una tenacia di ferro. All'Italia mancavano fonti di energia e lui andava a cercarle in Medio Oriente oppure in Unione Sovietica nella ex URSS, perché voleva obbligare le sette sorelle a prendere in considerazione anche lui, la sua Italia. Aveva molti nemici, tantissimi sono convinti che l'incidente che gli costò la vita, che costò la vita al presidente dell'ENI, non fu una disgrazia, ma un attentato. Il profilo che a mio parere più gli assomiglia lo tratteggiò Luigi Barzini Junior, il quale scrisse di Enrico Mattei. Voleva fare dell'Italia una nazione moderna, civile e prospera. Certo, non badava per il sottile, quando voleva raggiungere i suoi traguardi si liberava con ogni mezzo degli impacci che lo trattenevano. Corrompeva e talvolta umiliava questo paese, alla cui dignità aveva dedicato lui, Enrico Mattei, la sua intera esistenza. Grazie, come sempre, per la vostra cortese attenzione, per la condivisione che farete di questo video e noi ci vediamo qui venerdì prossimo su aostaoggi.it per una nuova pillola dell'Accademia della Storia.